Mi piace iniziare il lavoro dalla catenella decorativa, che alla fine non necessita nessun bordo. Allora, faccio il capetto, poi lavoro 3 catenelle. Una, due, tre. Filo sull'uncinetto, vado a cercare la terza catenella dall'uncinetto. Quella che sta sull'uncinetto non si conta. Allora, una, due, tre. Terza è qua. Prendo il filo e lo tiro. Tiro fuori fino all'altezza delle altre catenelle. Filo sull'uncinetto per la seconda volta. Vado a cercare lo stesso punto. Infilo l'uncinetto, prendo il filo, tiro fuori. Filo sull'uncinetto per la terza volta, ripeto l'operazione. Qua si potrebbe anche fermarsi, però dipende da quanto grosso volete fare la nocciolina, quanto è grosso il vostro filato. Il mio filato è molto sottile e la nocciolina la voglio fare abbastanza grossettina. Dunque, ripeto l'operazione per ancora 2 volte. Questo è il mio quarto gettato e adesso il quinto. Qua ho fatto 5 gettati e adesso lavoro tutti questi punti insieme. Filo sull'uncinetto e faccio passare il filo attraverso tutti i punti. Lavoro una catenella e poi ancora 2 catenelle, una e due. Sotto l'uncinetto 3 catenelle, una, due, tre. Filo sull'uncinetto, cerco la terza catenella dall'uncinetto, questa qua. Prendo il filo, tiro finché non raggiungo l'altezza delle altre catenelle. Filo sull'uncinetto per la seconda volta, infilo l'uncinetto sempre sullo stesso punto, filo sull'uncinetto per la terza volta, per la quarta volta, la quinta volta. E adesso faccio passare il filo attraverso tutti i punti e lavoro una, due, tre catenelle. Ecco che cosa sta venendo fuori. Le noccioline. Le mie sono piccoline, usando il filato più grosso verranno più grosse. Allora, di nuovo filo sull'uncinetto, infilo l'uncinetto sulla terza catenella, tiro fuori il filo, filo sull'uncinetto per la seconda volta, tiro fuori per la terza volta, tiro fuori il filo, la quarta volta, tiro fuori il filo e la quinta volta. Tiro fuori il filo, faccio passare il filo attraverso tutti i punti e lo fisso con una catenella. Vado avanti a lavorare la catenella fino alla lunghezza che mi serve e poi vediamo come possiamo procedere. Ho fatto la catenella, adesso vediamo come possiamo procedere. Io voglio lavorare le maglie alte, allora lavoro 2 catenelle. Poi la parte dove vediamo qua le catenelle la uso per lavorare sotto questa catenella, lavorare le mie maglie. Io lavoro le maglie alte. Allora, si può lavorare sotto la catenella 2 maglie alte, per esempio, e poi una maglia alta qua. Nell'incrocio che vediamo in mezzo alle noccioline, qua.
E poi ancora due catenelle, due maglie alte sotto la catenella e una maglia alta qua nell'incrocio. Così avrete filo dritto delle maglie alte. Io invece adesso voglio fare diversamente. Io voglio formare il collo, voglio che dalla mia catenella il mio giro con le maglie alte va ad allargarsi un pochino e così la catenella prende la forma del collo, cioè prende la forma rotonda. Allora, ho lavorato sempre due catenelle al posto di una maglia alta, poi sotto la catenella vado a lavorare tre maglie alte, una, due, tre. Poi una catenella, una maglia alta, vado a lavorare nel mezzo, però attenzione, la catenella deve stare, vedete, si gira la nocciolina, la catenella deve stare in alto. Sempre controlliamo che stia in alto. E qua dentro sto incrocio, vado a lavorare una maglia alta. Poi ancora 3 maglie alte sotto la catenella della nocciolina, una, due, tre, poi giro per avere la catenella in alto, la catenella della nocciolina, e nell'incrocio vado a lavorare una maglia alta. E così via. 3 maglie alte sotto la catenella da nocciolina. Verifico che la nocciolina successiva abbia la catenella in alto e nell'incrocio vado a lavorare una maglia alta. Procedo così fino alla fine. Ho lavorato 3 maglie alte sotto la catenella della nocciolina. Finisco con una maglia alta dentro l'incrocio. Ecco qua. Vediamo. Vedete che forma ha preso la catenella iniziale decorativa più il primo giro delle maglie alte? Ha già preso la forma del collo. Non l'ho tirato io, è proprio la forma della nostra catenella con il primo giro delle maglie alte. Il bordo è già bello, non necessita di nessuna lavorazione. Se vi piace, la parte dritta può essere questa oppure quella, decidete voi. E si può procedere a lavorare la maglia o il vestito. Io voglio fare il vestito.